auto qua in cantina, cazzo. Vai, 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 vai! Ora, ora! Aspetta, aspetta! Vado, vado! Beo, 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 beo! Beo. Mamma mia! No, scattare, no! Passi! Rigori! Fallaccio su Said! Io che ho sentito da qua, dai! Vai, cai, vai, cai! Dai, dai, dai! Buono! Beo! Gol! Grandissimo gol! Grandissimo gol! Al secondo minuto, Borat! Grande! Grandissimo! Con i gambe. Sì, no. Sembra essere un materasso di acqua. Ocho, ocho! Pericolo! Non va. Terzo minuto, tiro alto sulla traversa del castello, per fortuna. Dio povero. Ma lì bisogna che sia sicuro il portiere. Sono interisti in una foraria. Vai, 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 vai! No! No! Che bello, bello! Bravi, lo stesso! Bellissima azione lo Sporting, purtroppo era in fuori gioco Said. Quindicesimo minuto del primo tempo. No, grande azione, Marco? Marco con la gatta qua. Idea! Andiamo unisco perché lei ha bestemmiato. Facci! Vai, vai! Dai, 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 dai! Ciao, Daniel! Occhio, occhio! Non credo che Said! No! Mamma mia, mamma mia, sedicesimo minuto, occasionissima per Said, fuori di poco, dai! Madonna! Diciottesimo minuto, occasione buona per il castello, alta sulla traversa per fortuna. Mattia chiede scusa per la brutta punizione battuta, si è reso conto che era una cazzata. Vai, 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 vai! Mamma rigore! Vabbè, era massa vicino, dai! Era massa vicino! Rigore! Sì, ma da lì vicino ti ufficio mai! Mamma mia, 23esimo minuto, occasionissima per Kai davanti alla porta, spara alto sulla traversa. Qua che sta la munizione che sta. 27esimo del primo tempo, munizione giusta per Kai. Fermi, fermi barriera. Mamma mia, che paura! Che paura! Palla che passa tutto lo specchio della porta e esce in... Calcio di rinvio dal fondo. Calcio di rinvio dal fondo per lo Sporting. Per fortuna ci è andata bene. Dio Cristo, no! Ma perché sai che non passa un ballon? Ventottesimo, grandissima occasione per il castello, para in due tempi Mariani.
non scartare, cazzo, Italia. No, farfalli, eh. Ah, sei seduta lì? Reclamano un rigore i giocatori del Castello a scadere del primo tempo. E l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Per lo Sporting si fa questo e altro, lo dimostra Enrico Battistin. Le squadre sono tutte in campo, manca solo l'arbitro, sta arrivando, forse intimorito dai tifosi. Voleva andare a casa. Cambio in porta per lo Sporting, Belluzzo al posto di Mariani. E voi metto solo 20 metri e parcheggi da interiors. Poi è entrato anche Ivano Ceredano. Ma è DJ? Dai, dai, che lo fermo, dai! E inizia il secondo tempo! Però non so. Castello Arzignano Sporting! Lo Sporting vantaggio per 1-0! Arbitro, l'ha giocato! Non capivo, ma l'ha giocato! Questo è stato un papà! Ha un po' di mal di gola, come si è sentito! Cominciano i primi freddi! Mamma mia! Un talazzo e via! Belluzzo quasi si mangia la palla fra le mani. Il Castello stava per approfittarne. Partenza sparata per il Castello. Dobbiamo prendere le misure. 13. Tienla, tienla, buona, 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 vai, 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 vai. No, dai, mamma mia, dai, Said. Sempre quel vizio lì, madonna. Vai, 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 prende lo stesso. Bene. Porca troia, massa, telefonate. Subito, vai. Non si sa se sia una punta. No, no! Mamma mia! Grande parata di Alessandro Belluzzo! Altrimenti era gol! Le campane rompono i coglioni! Disapprovazione a parte del mister, l'ho sentita solo io forse. Bravo! Bravo cazzo! Grande occasione a parte del Castello, vale, ma il nostro portiere Belluzzo si impone bene. Palla al tredicesimo del secondo tempo, Belli, e il Castello sta spingendo da 13 minuti. Bravo! Parata Belluzzo! Di Ale Belluzzo in sicurezza. È cascata solo, se è successo. Hanno messo un piede male. Ribe, ti sto inquadrando. Ti piacerebbe giocare anche in questo campo, Ribe? Si vede, è là in fondo. Quello. Eccolo. Ecco là. Là in mezzo. Ecco là. Però la perde subito. Così. Piano, sufficiente, cazzo. Madonna. 19° minuto del secondo tempo. Non mi darà neanche fuori gioco.
tiro telefonato al portiere da parte di Marco Battistin. Urca! Mamma che felice che arrivava di testa! E c'era un golloso, eh? Sentiamo Ribe che incita i giocatori! Oh, va che arriva! Dello Sporting! No! Mamma mia! Mamma mia! No! Mamma mia! Questa volta c'è il gol! Questa volta c'è il gol! 22esimo minuto del secondo tempo! Gol! Gol De Castello! Il numero non si sa! Ed è fuori, bravo, bene così, dai. Ma che è nato il pisso prima il ballon? Guarda qua. Gioco, gioco, gioco. Stato buono. No. Bella. E l'arbitro fischia un fallo a favore dello Sporting. L'arbitro, ma è troppo stupido, Dio. Fischia molto prima che la palla vada in rete. Zio cantante. No! Bellissimo questo gol del Castello! Ammucchiata a bordo campo, invasione da parte dei tifosi. Bel gol, bel gol. Madonna e signore. Numero del giocatore del Castello e finisce qui la partita. Castello 2 Sporting 1, ce la siamo mangiata. Crampi per una partita tesissima. Bravi. Ma mancano ancora 24 punti come prima della partita. Siamo chiudiamo qui il collegamento, arrivederci alla prossima. È un mondo difficile e vita intensa, felicità momenti e futuro incerto.